Bentrovati gentili telespettatori con questa nuova edizione del TG Miranese. Iniziamo con la cronaca. I comuni del Miranese sono alle prese con i furti nelle case, un reato che angoscia di più i cittadini. Vi mostriamo i dati di Martellago diffusi dalla prefettura. Mentre a Spinea una famiglia ha subito ben 14 furti o tentativi di furto nella propria abitazione negli ultimi anni. Ma ora qualcuno propone l'assicurazione collettiva. Se si è in molti si paga meno. Vediamo. La fotografia scattata nei giorni scorsi dalla prefettura di Venezia sul numero dei reati evidenzia il problema, soprattutto per ciò che riguarda i furti nelle case, nei negozi e anche nelle macchine. A Martellago, a fronte dei 175 furti del 2013, quest'anno ce ne sono stati 203, di cui 111 in abitazione, rispetto ai 110 dell'anno precedente. 13 nei negozi rispetto ai 10 dell'anno scorso e 67 su autovetture rispetto ai 45 del 2013. Calano le rapine e aumenta il numero delle persone denunciate, da 45 nel 2013 a 57 nel 2014. Più controlli, assicura la prefettura, per cercare di tranquillizzare sindaci e cittadini. Da Spinea, a seguito di questi fatti, il consigliere di minoranza Mauro Armelao ha proposto di attivare un'azione comune affinché i cittadini uniti possano stipulare assicurazioni a prezzo di favore. Acquistare un'assicurazione contro i furti, in tanti, permette infatti di abbattere la spesa, una strada già intrapresa da altri comuni in Veneto come a Concordia Sagittaria, dove l'assessore Simone Ferron sta già stipulando le assicurazioni. Sentiamo come funziona. Okay, allora il comune stipula l'assicurazione. Da parte dei cittadini è volontaria, pagando una quota di 10 euro e sono assicurati sostanzialmente per lo scasso, prevalentemente perché va a coprire i danni a porte, finestre, infissi di casa, per un valore massimo di 1500 euro. E poi ci sono, c'è la copertura logicamente anche per fino a 5000 euro per i danni subiti all'interno dell'abitazione, quindi per le cose sottratte. E poi abbiamo un'altra clausola ancora che copre fino a 500 euro, che è quello per i prelievi imposta al bancomat, questo per il tempo massimo di un'ora dal momento del prelievo fino al diciamo al ritorno a casa, però questo per il tempo massimo di un'ora dal momento del prelievo. Diciamo che l'assicurazione copre questo. Ed ora passiamo a Scorzè, il comune che non ha aderito all'Unione del Miranese e che oggi è alle prese, sempre tra le polemiche, sul tema dell'immigrazione. Sentiamo che cosa ci ha detto al proposito il sindaco Mestriner. La politica dell'immigrazione del governo è sbagliata, lo dice il sindaco di Scorzè, Giovanni Battista Mestriner, che ha detto no al prefetto di mettere a disposizione delle strutture comunali. Allora, un problema sentito qui a Scorzè è il problema degli immigrati. Cosa sta succedendo? Ma sta succedendo che ondate successive di immigrati che provengono dalla regione devono essere distribuiti nei comuni per volontà del governo nazionale. È un errore grandissimo e questo sta creando grossi problemi nelle amministrazioni e nei confronti dei cittadini. La politica dell'immigrazione del governo è sbagliata. Voi qua, precisamente a Scorzè, che problemi avete avuto? Non abbiamo avuto problemi, nel senso che di fronte alla richiesta del prefetto di avere delle strutture ne abbiamo risposto negativamente, e a fronte anche a una minaccia di procedere a delle requisizioni, minaccia che poi è rientrata perché è totalmente improponibile ed è vergognosa. Il tema è questo: noi non possiamo assorbire queste immigrazioni in questo modo. Al governo non si rendono conto che questo è un problema grosso, è un problema sociale, è un problema economico, è un problema culturale. Noi dobbiamo stare attenti in questo momento a giocare con le sorti dei nostri cittadini, perché la situazione è veramente molto molto difficile. Quindi il tema è questo: il governo deve cambiare la linea, deve cambiare la politica immigratoria, non può tenere le porte aperte, deve respingere gli immigrati in sicurezza senza che questo comporti chissà che scelte in mare aperto, ma devono essere riaccompagnati nelle coste libiche. Se non si fa questo, per noi la cosa diventa ingestibile e lo sarà sempre di più. Ed è al via in questi giorni la campagna antinfluenzale dell'ULS 13 Miranese. Vediamo come si svolge la campagna, a chi soprattutto è consigliato il vaccino e quali consigli bisogna seguire. Vediamo.
Parte in questi giorni la campagna anti-influenzale dell'US 13 milanese. Come negli anni precedenti, il vaccino è disponibile fino a dicembre. Secondo disposizione del Ministero della Salute, viene offerto gratuitamente alle cosiddette categorie a rischio, previo appuntamento telefonico. Attivi su questo fronte i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta e i sanitari dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. Il vaccino è già arrivato presso la farmacia ospedaliera, adesso ci vorrà il tempo perché venga distribuito a tutti quanti i vari soggetti che vaccineranno le persone. Quali consigli dare e perché a vaccinarsi? Noi consigliamo soprattutto le persone a rischio di influenza, che sono quelle persone che hanno già una patologia di base. In più, noi anche chiediamo che tutti gli anziani che hanno più di 65 anni possano venire a fare la vaccinazione. Naturalmente è il loro medico di base che gliela proporrà quando loro arriveranno presso l'ambulatorio. È utile, non bisogna aver paura, giusto? Certo, il vaccino è sicuro e efficace e quindi noi lo consigliamo, soprattutto appunto per prevenire le complicanze, quindi le ospedalizzazioni e qualche volta c'è anche un pericolo anche di morte per persone che hanno una patologia grave. Nei distretti verranno vaccinati soprattutto le categorie a rischio e comunque c'è un numero a cui telefonare, per cui basta telefonare a questo numero, si prende appuntamento e poi l'operatore darà appunto l'indicazione del giorno e l'ora da presentarsi. Ed ora passiamo alla cultura. A Spinea da 4 anni il Teatrino Zero propone spettacoli per tutti al di fuori dei soliti circuiti teatrali. Qualcosa di ricercato che ogni anno riscuote successo da parte del pubblico. La nuova stagione parte sabato, vediamo. Arte e cultura per tutti. Torna da sabato 8 novembre la nuova stagione del Teatrino Zero di Crea a Spinea. 18 gli spettacoli in cartellone, di cui 4 per bambini. Il Teatrino Zero continua a privilegiare la qualità legata non ai grandi nomi, ma al valore delle proposte. In 4 anni di attività il Teatrino Zero ha proposto 98 spettacoli. Cosa c'è alla base di questa scelta, di questi spettacoli del Teatrino Zero per una città, ma anche per un territorio del milanese, ma anche regionale? Allora, alla base c'è una profonda volontà e ricerca del bello e della cultura, e lo si fa attraverso delle scelte eterogenee, si va dal clown alla tragedia, alla commedia, agli spettacoli per bambini, perché si vuole appunto proporre qualcosa di estremamente ampio, una stagione in cui si ritrovino tutti. Dal bambino al professore universitario, all'impiegato, al muratore, perché no, che viene qui, passa una serata, passa un pomeriggio, vede uno spettacolo bello e vuole tornare. E poi per quanto riguarda i corsi ci rivolgiamo a tutti e tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, che vogliono affrontare il teatro, che vogliono giocare con noi al teatro. È stata una scommessa vinta questa del Teatrino? Sì, è stata una scommessa vinta sicuramente, perché siamo partiti 4 anni fa in questo spazio che in realtà era una sala in disuso, e l'abbiamo allestita a spese nostre, l'abbiamo resa tecnicamente fornita, è una vera sala polifunzionale dove la strumentazione non manca, e siamo riusciti a fare in 4 anni circa 98 spettacoli, per cui credo che sia un buon risultato e con un notevole afflusso di gente. Adesso le percentuali dell'afflusso non le ricordo, ma comunque siamo nella media di tutti questi spettacoli intorno alla media di 70-80 persone per spettacolo, per cui siamo molto contenti, visto lo spazio che non è così grande. Per info sugli spettacoli e prenotazioni, teatrinozero.it. Ed ora il consueto panorama degli appuntamenti nel nostro territorio. Sabato 8 novembre alle ore 16, Castagnata, la casa di riposo Villa Fiorita di Spinea, con la collaborazione dei commercianti di Orgnano e della Proloco. A Santa Maria di Sala, al Via, venerdì 7 novembre, con il primo appuntamento dell'aperitivo letterario, un intero mese di eventi che ruotano intorno al libro. È il novembre letterario, la manifestazione organizzata dall'assessorato alla cultura del comune. A Rio San Martino di Scorzè, dal 7 al 23 novembre, la festa del radicchio. A Milano, il 9 e il 10 novembre, in piazza, la 16ª edizione del Zogo dell'Oca, cui farà da cornice la Fiera dell'Oca. Sale l'attesa per il ritorno del Zogo dell'Oca in piazza, che torna con cadenza biennale in tutti gli anni pari il 9 e il 10 novembre. Esogo, infatti, è il clou dell'annuale Fiera dell'Oca tra colori, sapori e profumi che caratterizzano la festa.
E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per aver scelto il TG Milanese, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo milanese@caffetv24.it. Vi do appuntamento alla prossima edizione e un buon proseguimento con i programmi della nostra rete.